Sì, pronto Moccia? Ciao. Chi è? Sono Marco Baldini. Sei un giovane adolescente? Insomma, più o meno, dai, ho 47 anni. Ah, vabbè. Un attempato cadente statto. Ma perché dici così? Vuoi consigli su come comportarti con qualche tuo pronipote? Ma non sono vecchio, perché mi dici, scusa? Ma non sei nemmeno un adolescente. Sì, forse no, però tu che sei l'esperto, sì, dai, ce lo puoi dire. Fino a che età allora si può essere considerati adolescenti? Dai. Allora, dunque, l'adolescente comincia ad adolescere intorno al... Che c'è? Che cazzo? Adolescente. Ma... Ascolta, sì. Io scrivo, anche mi posso permettere di usare dei verbi, licenze poetiche, okay, diciamo. Adolescere, sì, è un verbo. Adolescere. Allora, ti ripeto, si comincia ad adolescere intorno all'età di 10-12 anni, quando diciamo che gli interessi, capisci, sì, dell'adolescente, sì, compiono un veloce salto ferroviario riproduttivo repentino. Scusa, ferroviario riproduttivo repentino. Che vuol dire veloce salto ferroviario riproduttivo? Dal trenino elettrico alla figa in 4 minuti. Mamma mia, che classe! In 4 minuti? Binario unico. Le cose bisogna dirle così come sono, per farle capire. Ok, ho capito. 4 minuti, sì. Cosa? Sì, da lì a là in 4 minuti, ho capito. Esatto. Hai capito? Sì. È lì che comincia a interessarsi a questo etereo cocktail di sensazioni impalpabili chiamato... Amore. Certo, ho fatto la pausa. Ma che ne sai tu dell'amore, o anziano Marco? Ma l'amore è come una fotografia di Marco Baldini in macchina che parla con un trans. Cioè? Gli sta solo chiedendo un prestito. Senti, bravi, battete pure le mani, bravi. Hanno riso tanto. Lo so. Hanno riso tanto. Hanno riso. Ti è piaciuta tanto questo. Senti, ti è piaciuta tanto. Molto. Dicevi? A cosa stai lavorando ora? Ieri ho cominciato a scrivere un libro in macchina andando a Ponte Milvio, ma siccome c'erano le targhe alterne, ho scritto solo le pagine dispari. Senti, ma di che parla il libro? Dai, raccontaci un po'. Dai, sentiamo. Il libro? È la storia di un gruppo di ragazzi romani. Allora, Molly, Dolly, Tic, Tac, Swatch e Ikea. Esatto. Però Ikea è uno strano soprannome. Perché sì, Ikea? Sai, il suo fidanzatino la monta tutti i sabati. Mamma mia. Ma che siete cretini? Ma per chi mi avete preso? No, per vedete le cose sempre come non so. È un gesto romantico di vero amore, lo so che è un solo gesto... che essendo lui giovane e inesperto durante la pomiciata legge le istruzioni svedese e non conclude una cippa. Ah, ecco va bene, perché. Ok, senti, allora concludiamo come al solito, dai. Sì. Adesso dal tuo blog www.federicomoccia.it che tu lo sai, l'hai fatto tu. Allora viene preso un messaggio e te lo giriamo, va bene? Bene, allora questo è di Wally89. Chi? Wally o Wally? Un attimo. Sì, lo scrive. Wally. W-A-L-L, scrive 89. Tutto. Y. Wally? Sì. Y. Wally con la I. Con la Y. Ok. Ok. Wally Y, va bene. Ma, ok. Allora, te lo leggo? Sì. Ciao Federico. Ciao. Ecco, lo sapevo io. Come va? No, lo dice lei, come stai? Ah, lo dice lei? Sì, come stai? Bene, io bene, no, tu? Non mi devi rispondere. ciao Federico, come stai? Benissimo, potrei stare un po' meglio, però oggi è una giornataccia. È tornato il freddo, anche a Ponte Milvio fa molto freddo. Sì. Allora, mi dispiace per i lucchetti, ieri li ho coperti tutti. Bene, con se vuoi raccontarci tutta la vita, allora... Sì. Saltiamo questo. Sì. Io confesso, sono una ragazza veramente bruttina. Non pensavo, Marco. Pensavo... No. Ah, è lei che sì, Wally, sì, scusa, è scusa, quella che ti dice scusa. Ciao Federico. Sì, sì, scusa. Come stai? Scusa, scusa, ho capito tutto. Bene, allora. Tutto. Tutto. Io confesso. C'è una virgola? Sì, io bene. Confesso virgola. Virgola. Sono una ragazza veramente bruttina, punto. Sì. Ma finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta così come sono. Bene. E il prossimo weekend andremo fuori insieme. Bello. Punto. Ok, bene. Non abbiamo molti soldi, puoi darci qualche consiglio? Ci sono quelle due virgole in alto qui? Sì, le virgolette, ci sono, sì. E c'è l'uncino col punto? Punto interrogativo, okay. Pure quello, sì. Allora, okay. Sono una ragazza veramente bruttina. Sì. Ma finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta. Così come sono. Mi accetta com'è? Accetta. E nel senso... No, no, perché mi accetta, mi vuole. Ah, non gli fa del male. No, 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 non la prende accettate. Va bene, no, ma no, bisogna essere chiari. Certo.
mi accetta così come sono. Il prossimo weekend andiamo fuori insieme. Sì. Non abbiamo molti soldi. Esatto. Puoi darci qualche consiglio? Uncino col punto. Uncino col punto. Allora. Wally. Wally, 89. Tipo Valli. Valli. Perché cambia la risposta se no. Eh? Non riesco a capire questo passo. Allora, come sono il prossimo weekend? È brutta, ricordatelo, è veramente bruttina. Bruttina, c'è scritto, sì. C'è scritto, sono brutta. Brutta, esatto. Non abbiamo molto tempo. Ok, vai. Ci sono. Vai. Cara Wally 89, sì. Qualunque posto va bene quando c'è l'amore, ma se vuoi risparmiare, scegli una pensioncina economica ma pulita, anche con le stanze senza il bagno, tanto il tuo ragazzo il cesso se lo porta da casa.